niente, abbiamo ancora finito i soldi per le musiche e i soundtrack. E oggi è arrivato il terzo Game Crystal. Speriamo che a sto giro sia quello corretto. Andiamo ad unboxarlo. Preavviso che sentirete tutto il tempo dei rumori arrivare dal tetto sotto casa, perché oggi hanno deciso di rifare il tetto sotto casa e andranno avanti per 2 settimane. Ma nel mentre andiamo alle nostre Game Crystal, che come vedete le abbiamo piazzate un secondo fuori perché stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione, non noi, ma in verità ristrutturazione a livello di Game Crystal. Adesso le stiamo lasciando asciugare così almeno si puliscono per bene e poi andremo a sistemarle. E con questi Game Crystal probabilmente ci costruiremo delle mini macchine per gli arcade, ma adesso andiamo a vedere l'altra macchina, quella che in teoria dovrebbe funzionare. Bene, siamo pronti a fare l'unboxing del nostro terzo Game Crystal. Andiamo a vedere dopo 2 settimane di ritardo, ben 2 settimane di ritardo, com'è messo il nostro Game Crystal. Io devo capire come si apre questo coso perché è stra incementato. Non so, guardate, vi dico la verità, non so. Ok, eccolo qua. Oh, guardate com'è stato chiuso per bene. Vabbè, almeno la spedizione è andata più che bene perché è arrivata bella, bella corposa effettivamente. Cioè è stato impacchettato molto bene, a differenza degli altri due che, mannaggia te Eric, che ce li hai mandati mezzi impacchettati. E questo è un altro Game Crystal che si è incastrato malissimo, e devo dire che l'ha messo dentro da Dio. Ok, non rischio. Perfetto, ho rotto un pezzo. Cioè c'è anche un pezzo per attaccarlo all'arcade, questo addirittura. E devo capire, non riesco a tirarla fuori sta scheda. Ottimo. Allora facciamo una cosa, giriamolo. Non c'è niente, ok. Neanche così esce, non ci posso credere. Oh, dai, neanche è uscito. Ok, non ce la facciamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. A posto, eccolo qua il nostro Game Crystal. Di sicuro questo è messo peggio di tutti gli altri che abbiamo avuto. Infatti ho notato già dei piccoli problemi. Che allora andiamo a analizzare velocemente la sua struttura. Allora, di sicuro questo è molto più rovinato di tutti gli altri messi insieme. Questo veramente ha avuto un casino. Sul lato la barra della giamma è completamente rovinata, come potete vedere ci sono tutti i pin completamente ossidati, quindi questa la vedo dura che riusciamo a recuperarla. Poi in teoria qui abbiamo l'attacco appunto per agganciarlo all'arcade, cosa che negli altri non c'era. Qui abbiamo addirittura l'etichetta che però non è stata aperta, quindi questo è molto buono perché vuol dire che la mano dentro non c'è stata messa. Abbiamo anche qui l'etichetta di aggiornamento, che anche questa non è stata toccata. Vedo delle cose morte dentro, quindi dobbiamo andare a aprire e andare un secondo a revisionare. Ma prima io direi di farci un test e vedere se questo dispositivo a sto giro funziona oppure non parte neanche questo. Ci siamo da ben 3 angolazioni di camere, cioè camera 1 è la mia, camera 2 è quella dall'alto e camera 3 è quella sullo schermo. Perché adesso andremo a fare il test di accensione del nostro Game Crystal. E se esploderà, almeno abbiamo un po' di inquadrature fighe. Ma siamo pronti perché adesso scopriremo la verità. E cioè se ho buttato un eccesso 50 euro oppure almeno si avvia il computer, quindi potremo fare diversi test. Andiamo ad accendere PC. Bene, io come sempre utilizzerò dei sistemi per proteggermi da eventuali esplosioni, cioè la mia sedia. Ciao sedia. E siamo pronti ad avviarlo. Vediamo cosa succede. Avviato, si è avviato. Fa un casino della Madonna. Ah! È blu? Sì! Signori miei, Crystal Tech! Sì! Sta funzionando! Questo si accende, dà anche input video. E questo è già buono come cosa. Oh mio Dio, allora funziona veramente. Però c'è una cosa molto strana che non tanto, è molto ambigua.
e cioè che si avvia 640x480, ok? Questo è il sistema operativo del Game Crystal, infatti si sta caricando come potete vedere, ma secondo me il nostro dispositivo... Prima c'era scritto dal manuale, cioè dalla descrizione, che si bloccava la schermata d'avvio, ma questo sta continuando. Faccio le corna. Però vabbè. Comunque, intanto che attendiamo, che vediamo cosa succede. Si è bloccato. Hello? A bianco. Crystal Tech, what? Sta partendo. No, scusa. No! Non ci credo, ragazzi, questo non doveva partire. Non doveva partire ed è partito. Funziona. No, ragazzi, non ci credo. Abbiamo un Game Crystal funzionante al 100%. Ma non era, non, cioè, ragazzi, voi non potete capire. Sul sistema c'era scritto che non era funzionante e invece funziona da Dio, ragazzi. Funziona da Dio, non ci posso credere. No, scusate, devo immortalare questa cosa e... è assurda. Raga, sta funzionando senza problemi Game Crystal. Abbiamo un sistema completamente funzionante con grafica e tutto. Quindi, oh mio Dio, funziona ragazzi. Questo è veramente positivo, è veramente positivo. Quindi io direi intanto che mi faccio tutte le copie backup di sto mondo per vedere un secondo. Poi andiamo a analizzare meglio un secondo al suo interno per pulirlo e tutto. E vediamo se funziona a sto punto. Ed ora dobbiamo aspettare una buona mezz'oretta, perché in questo momento noi quello che stiamo facendo è quello di prendere la nostra Game Crystal e lanciarla in run, in un in test. Ora, per scoprire se l'hard disk che c'è al suo interno è quello originale, dovremo aspettare che arriviamo alla quinta pagina dell'ultimo gioco, e quando dovrà riniziare la prima pagina scopriremo se la copia che c'è all'interno è una clone oppure originale. La clone farà partire la test mode, se invece ritornerà alla pagina prima invece scopriremo che è autentico l'hard disk che c'è all'interno. Quindi praticamente la differenza è che questi videogiochi costano, non funzionanti, 20 euro neanche, ma se funzionano siamo già a 250 euro circa il costo della vendita di questo arcade, perché ancora adesso viene utilizzato in alcuni vecchi cabinati soprattutto per scopo di lucro, quindi praticamente si mette dentro i gettoni. Infatti, riassumo velocemente, questo Game Crystal ha la possibilità di essere messo legalizzato dentro un arcade in una sala giochi, perché i giochi che ci sono dentro sono sotto licenza e di conseguenza si possono riutilizzare. Aspettiamo la quinta pagina e vedremo come succede. Intanto, ultima cosa, abbiamo anche un canale YouTube riguardante i menu dove facciamo vedere tutti i giochi che c'erano dentro, come i photoplay e tutto. Il canale si chiama Photoplay Archive, però stiamo anche mettendo dentro dei file extra di gioco proprio del nostro Game Crystal, e nei prossimi giorni probabilmente ci gireremo dei video extra se questo computer funziona. Bene, siamo arrivati all'ultimo gioco dell'ultima pagina e adesso scopriremo se l'hard disk è clonato o non è clonato. Adesso siamo all'ultimo gol e vediamo cosa sta per succedere. Ho paura già a vedere, guarda, voglio guardare da questo lato perché ho paura proprio a vederlo, ma scopriamo adesso se è clonato o no. Dovrebbe in teoria scattare tra pochissimi secondi la pagina. Ecco, pagina 1, è partito in pagina 1, è autentico l'hard disk, sì!